Pronto? Oh, avvocato, come stai? Bene. Beh, e tu come stai, Giuseppe? Come sono felice di sentirti, caro avvocato. No, pure io. Mi sei molto simpatico perché sei una persona intelligente. Ma come amoreggiano, come tubano, di Parenzo, come tubano, come tubano. Una persona come intelligente, grazie. Competente. Sì. Grazie, Margherita, grazie. Adesso tu mettiti a posto e stai qui. Esatto, sì, esatto. Sì, scusami, io volevo sapere una cosa. L'Europa per te che fine dovrebbe fare? Questa poveretta. Con un milione di morti e persone sulle sedie a rotelle con i cancri. Quale? Questo non sta bene con la testa, purtroppo. Milioni di morti, cancri. Non niente, ma non tu sei niente, una povera svalvolata. Ma come fai ad avere una vita normale? Come fai a fare l'avvocato svalvolata? Scusate, voi siete satanisti e non avete nulla a che fare. Voi, non Giuseppe. Tu e gli altri. Sono voci. Giuseppe non è satanista. Gli piace Giuseppe. Ecco, questa cosa è interessante. L'Europa attraverso i vaccini. Giuseppe si è dimostrata molto. Vai. Allora, la Corte Suprema degli Stati Uniti d'America ha detto chiaramente che i prodotti spacciati per vaccini non erano vaccini. Allora? Tanto io parlo. Sono stati fabbricati, prodotti dalla NIH, che è una società americana, con la partecipazione della CIA, del tuo magnifico Occidente, del tuo Biden, che adori, coperti da segreto militare. Sì. Ma che c'entra il satanismo? Che c'entra il satanismo? Cosa c'entra il satanismo? Ma te lo spiego. Ecco, appunto, arriviamo. Senti, Matella, c'è soltanto una cosa da dire. Grazie al vaccino a mRNA verrà sconfitto il cancro. E tu sei scema, globale. Altro che. Tu sei un povero idiota. Un idiota in malafede. Sei malvagio. Non capisci niente e vuoi fare pure la persona informata. Ma vai a fare che c'entra il satanismo con i vaccini? Dobbiamo arrivare al punto del satanismo che è fondamentale. Subito. Dimmi, appunto. Te lo spiego subito. Sono stati ammazzati, vengono ammazzati ancora, neonati, a crudo, senza neanche l'anestesia. A crudo. Dai neonati! Sì. No, ma cosa dai neonati? Dai neonati nei biolaboratori si traggono gli organi che servono per preparare gli elementi tessutali degli organi dei neonati. In questo sono praticamente, vuoi che il Padre Eterno possa, non lo so se quello, tu non lo so se credi, io credo moltissimo, sono le armi biologiche destinate a uccidere. Ma mandala a far culo, per favore. Ma per favore. Un numero stragrande di persone che purtroppo sono morte e muoiono tutti i giorni. Ma questo col satanismo, che cosa ha a che fare col satanismo? Questa uccisione di bambini. Uccisione di bambini per fare cose, tu dici, per fare. Dimmi. Possibile mai che una persona intelligente come te non intenda che c'è praticamente in gioco il volere del nemico di Cristo? Tu credi in Dio? Ma tu dici che dietro l'uccisione dei bambini a crudo, dei biolaboratori, della creazione di vaccini, eccetera, alla fine c'è la mano di Satana. Certo. La mano di Satana. Ma perché non la mandi a quel paese, Cruciani? Sei complice di questo delirio, altrimenti. Vai a chiedere aiuto a Dio. Scusa, posso fare una domanda seria? Va bene, mi calmo e non mi incazzo più. Ha detto di chiedere aiuto a Dio. Ma chiedi aiuto a uno psichiatra. Tu devi chiedere aiuto a uno psichiatra. Dai, Parenzo, io adesso chiudo il telefono. Però scusami, Margherita. Ma che chiudi? Ma che cazzo chiudi? Non hai niente da fare. Cosa chiudi? Il Papa, cosa chiudi? Che ruolo hai? Stupido, ignorante. Il Papa che ruolo ha? Margherita, il Papa che ruolo ha? Chi c'è là dietro? Chi c'è là dietro che bela? Chi è che abbaia là dietro? Il questo cretino. Il Papa che ruolo ha in tutto questo, il Papa? Il Papa, se posso parlare, non interviene per lo stupido che hai a fianco, ti dico subito che con io
una moneta da 20 euro. Chi? Aspetta, aspetta. Il Vaticano. Il Vaticano. Sì. Ebbene, lo sanno tutti i social, non lo sapete dimmi, voi. Dimmi, una moneta da 20 euro. In cui c'era una famiglia costituita da padre, madre e un bambino a cui si faceva da punturina. Punto così. Basta ma così. Chi? Cioè, no, il Papa non ha capito coniato una moneta il da 20 Papa? Euro. No, questa aspetta, fammi capire se ho capito bene, perché qui davvero mi cazzo. Sui social, la provi. Ma la i social, cosa vuol dire i social? I social dicono anche che tu sei normale. Scusami, il Papa ha coniato una moneta da 20 ma euro. Ma tu fai ancora l'avvocato, Matrella, scusa. Aspetta, aspetta. Matrella. Una moneta. Una moneta. Una banconota o una moneta? Una moneta, ho detto. Una moneta in cui c'era padre e madre che fanno la punturina. 20 euro. Sì. 20 euro. Sì. In cui c'erano padre, madre e un bambino che facevano una punturina. E dove è finita sta moneta? Sta moneta dove sta? Ma io non lo so, vagliela a domandare a Bergoglio dove sta. No, ma la moneta non ha avuto nessuna circolazione. Bergoglio. Vabbè. È circolata in Vaticano. Vabbè. Andatevela a cercare la moneta. Ma ciao, dove Margherita, cazzo? Ciao. Ma tu vedi, ma tu veramente sei svalvolata, poveretta. Fermi.